So they can throw you a celebration. you gon' hate it when you see me with somebody. Doesn't matter. I'm trying to tell you that me just doing me. Go out and jealous. A tutti belli Finalmente è arrivato Sto dragon ball tanto atteso Eh C'è gente che ha fatto la stream e Ci ha cominciato a giocare ieri sera gente che sta streamando adesso Eh Le prime impressioni già sono arrivate Già hanno parlato la gente Voi Ci avete giocato Non ci avete giocato Adesso andiamo a vedere Comunque, allora andiamo subito, secondo me, a vedere. Uh, Dragon Ball e andiamo a vedere subito un, un bel gameplay che ne dite poi andiamo a vedere la recensione che ha fatto multiplayer che secondo me insomma uno di quelli più uh, fidati okay, che ci piace andiamo a vedere che dicono. Mai si sa, l'obiettivo di giochi come Sparking Zero è quello di portare sullo schermo scontri che siano davvero fedeli a quelli visti negli anime. E per raggiungere questo scopo gli sviluppatori hanno messo in campo tutta una serie di espedienti pensati per evitare che la grande libertà offerta da un campo di battaglia virtualmente infinito vada a diluire il ritmo dell'azione per cui dall'aggancio automatico dell'avversario fino agli aiuti supplementari attivabili dalle opzioni, il nuovo capitolo di Budokai ci si sforza di mettere su Ecco, allora ci sono tantissimi aiuti nel gioco, però però come abbiamo visto in tanti eh, dirlo, ok? E come ha scritto Uh, questo articolo Spazio Games: Dragon Ball Spark in Zero è troppo difficile per i fan. Non l'ha testato nessuno, vabbè, non l'ha testato nessuno. Uh, non, sicuramente non sarà vero. Perché loro dicono che <coughs> hanno fatto questo gioco, ma in realtà non è stato testato. Così uh, appieno da uh, provare le difficoltà che poi ci potrebbe avere uh, aver avuto un player nel, nei livelli e nel <coughs> superamento del della missione magari ecco e quindi allo stesso tempo infatti eh, dice che eh, viene contestato e eh, uno dei più grandi ostacoli si è rivelato essere la battaglia contro Vegeta in forma Ozaru eh, costringendo gli utenti a resettare diverse volte la battaglia per evitare specifici attacchi però vabbè non sarà questo nel senso secondo me non è nel primo o nell'ultimo gioco che uno è costretto a fare questa cosa. Eh, ora, uno che non ha mai giocato a niente, compra Dragon Ball e dice: Cazzarola, ma che so, hanno fatto troppo difficile. Ma uno che, diciamo, no? ha, ha giocato altri eh, giochi abbastanza complicati, sa che eh, è questa la tirità da fare per, per andare avanti. Ok, poi dice perfino Bandai Namco ha risposto scherzosamente a diversi post. Con un post pubblicato pochi minuti fa in cui si elogia la forza scimmiesca e il principe dei Saiyan. Vabbè, questa eh, dovevano sdraormatizzarlo in qualche modo, no? Quindi, mh. però, ecco, poi dopo, come dicono pure su, ehm, su Spazio Games, insomma, su, su, su questo articolo, bisognerà soltanto imparare a giocare. Vabbè, nel senso, piano piano giocandolo, ehm, sicuramente si superano i livelli e si va avanti, come tutti gli altri. Eh, poi vabbè, dice sicuramente verranno pubblicate delle patch per risolvere tutti i problemi che ci possono avere, però è uscito, insomma, oggi, quindi eh, non facciamo troppi pignoli. Ok, ritorniamo un attimo al video, così vediamo. Piatto 2 diverse chiavi di lettura e la prima è fatta ovviamente di combo quasi sempre uguali, inframezzate dalla conaudata meccanica del caricamento del ki per emettere colpi energetici anche a lunga distanza, mentre la seconda implica invece l'esecuzione di manovre differenti, almeno tre tipi di contrattacchi al limite, scatti rapidissimi per ridurre le distanze, prese, schivate supersoniche, parate perfette e naturalmente trasformazioni e fusioni e l'impianto funziona anche in entrambi i casi e consente di mettere in scena scambi entusiasmati ok io forse 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 dal trailer cioè il trailer era molto più cinematografico secondo me cioè, hanno sbagliato hanno fatto il trailer secondo me no ermafrodita cioè guarda eh se noi andiamo a vedere il trailer guarda eh cazzo sta come è sparito per non andare a vedere il trailer carissimo e armà secondo me è tanto più, cinema ci. tanto più cinematografico ma forse hanno esagerato un po' troppo ok cioè, cioè relativo al gameplay che assomiglia secondo voi e eh, dei miglioramenti ce l'hanno fatti qui <coughs> eh? oh, stiamo a vedere i 1080 qui e i 1080 di là eh? oh, questi saranno filmati sicuramente non è che ci aspettiamo tanto Ok però insomma Ecco vedi Ah forse secondo me è in diversi Ambienti perché qui è migliore Migliore qui Vabbè oh, dice che ci sono I filmati parecchi filmati Questo è il menu principale Quindi beh, Vabbè ah un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa altra cosa di Dragon Ball cosa dicevano era il limite degli FPS però questo qui non l'ho visto non, cioè non ho sentito nessuno che si lamentava di questa cosa qui dice che è bloccato a 60 FPS e in alcuni momenti ci sono dei carichi di frame rate ma sicuramente di lieve entità come dicono qui in questo articolo Ehm ma sicuramente certo erano dei cali in alcuni momenti di, di, di combattimento eh, l'unica cosa è che dicono certo uno che c'è un pc non può uh, godersi ehm, di conseguenza la produzione è banda dinamica a ritmi ancora più fluidi e sostenuti però vabbè vai. Mm, non ci stiamo a lamentare troppo poi secondo me ehm, te, 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 te lo godi, te lo, te lo godi. Uh, ugualmente, secondo me no? Buh, vabbè, vediamo un attimo. Poi, 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 passato il nostro carissimo Dragon Ball. Che poi andate a vedere eh, <coughs> tutti i gameplay che volete. Che quindi, secondo me, eh, ci ha avuto un grandissimo successo. Ah, perché vi volevo far vedere pure, ok, vi volevo far pure vedere che. Il nostro carissimo uh, Dragon Ball sta primo nei giochi più venduti sulla classifica di Steam. Eh, guarda un po'. Eh? è salito primo. Mm? Cioè, oggi mo, oggi è il giorno de del. Questo, vabbè, è settimanale, quindi era, era logico che adesso sia stato lui il primo. Ok, però c'è Counter-Strike, c'è cioè Silent Hill, vabbè, che... Cioè, 83, eh. Non è che stanno a giocare tantissimo. Non è che stanno a giocare. Ok. I più giocati, vabbè, rimangono sempre... <coughs> I free play Sicuramente perché eh, poi uno gioca un po' con questi single player Alla fine fa uh, Su Steam Deck invece c'è Baldurs Stardew and the Ring Wukong Ah qui non ho visto Wukong tra questi è sceso un botto è sceso Ammazzo oh. Vabbè, comunque come avete visto Dragon Ball è salito prima, però c'è una cosa che ci aspettavamo. Che eh? si sapeva che succedeva questa cosa. Poi eh? oh, vabbè, 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 diciamo questo bellissimo articolo di Esquire Italia dice, "Amici ah, videogiochi, questi due prodotti da Vero gamer sono in sconto. Allora io sono andato a, a cercare questi tre prodotti in sconto. Pr il primo prodotto che dicono è PlayStation 5 Slim. Ok, e ci siamo, eccola qua. Adesso 5 slim, 448,90 euro. Versione digitale, 548 Versione ehm, col disco. Ok, e non lo so. È un'offerta? Non è un'offerta. Super giusto Secondo me i prezzi sono sempre, stati, sono sempre questi. Sono andato a vedere anche un attimo su altri, e non, non, non mi pare. Ecco, siamo pure su Amazon. Ehm, Standard Slim, Digital Slim, 483 Questo, Questa, questa può essere un'offerta su Amazon da 5,49 a 483 Questa può essere un'offerta Ah, vi ricordo che PlayStation 5 Slim è sovrapponibile come ehm, prestazioni a PlayStation 5 normale Ok, quindi potete andare tranquillamente Poi, un altro, di, eh, un altro accessorio di cui parlano loro è il, eh, la tastiera Asus rogue strix scopo 2. Beh, una bella tastiera. Mi pare che c'hai switch red, mi pare che c'è. Uh, 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 uh. Ora qui non lo dice. Ora qui non lo dice. Eccoli. No, c'hai stable. Lineari linear, linear. E stable kick. No, non c'hai i rossi. i red. Ok, vabbè mm, comunque. Una, una tastiera una rog, quindi niente da dire: è una tastiera uh, completa perché c'è un tastierino numerico e tutto il resto. Sicuramente è una buona tastiera da game. Ma per chi magari è abituato oppure cerca una, una tastiera mini uh, con un 80-85 o comunque più basso, tipo da 60, uh, dovrà andare su altre tastiere. Però, anche questa è una bella offerta. Perché uh, una Rog a 90 euro non si è mai vista. Ok, quindi secondo me è tanta roba anche questa. Poi, 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 poi. Poi, poi. Allora, poi un altro di un altro un altro articolo, no, Che ti dice sempre da acquistare perché in offerta è eh, la sedia eh, Corsair T3 Rush, va bene. Allora dice una sedia T3 Rush in offerta: Cioè questa 3,40. Queste altre sono tutte 4,58. Ma secondo me questa è una cosa che è successa sempre. Eh, per quanto riguarda Quando c'è l'acquisto di una sedia Corsair, che io ho, ho pure acquistato, quindi vi parlo per esperienza: è che se voi andate a, a acquistare una sedia Corsair, Uh, per Corsair magari ci vuole un po' prima che vi arriva, ok? Magari quindi ce l'avete avete un po' più di spedizione. Invece su Amazon, con Prime, uh, se, se la trovate con Prime, vi arriva prima, ok, vi dà disponibili. Invece magari su Corsair non vi dà la disponibilità. C'è stato sempre un po' questo, questa ambiguità e quindi Amazon secondo me ha i prezzi un pochino più alti, però ce la trovate sempre. Eh, solamente che ecco una, una, una di 3 Rush su Amazon, magari la trovate a 100 euro in più del sito di Corsair che sta a 329 quindi sti cavoli magari aspetto un po' di più, ma me la compro sul sito eh, del produttore. Ok, questa va bene. Una bella sedia. Non mi dispiace, però, secondo me, eh, Corsair ne ha fatte di più carine. E poi ecco non è in offerta. Perché tutta sta offerta qui non io. Non l'ho trovata e non l'ho trovata nemmeno su Amazon Forse perché loro fanno riferimenti a prezzi come questi di 400 Sopra i 400 e questa invece la trovate a 340 Ma è il prezzo del produttore che sta a 329 Quindi secondo me questa no, non è un'offerta Poi 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 andiamo a vedere Ah questa è una cosa carinissima che ho trovato ieri eh, che è un test, ok? Andate su spaziogames.it hanno fatto questa cosa molto, molto, molto carina. E quanto ne sai su PlayStation Cliccate qua su avvia quiz eh? e vi partirà il quiz con alcune domande sulla su storia di PlayStation a partire da PlayStation 1, al riguardo di alcuni titoli, eh, quindi tipo i più venduti. Eh, mh, mh. I titoli più venduti su PlayStation, la PlayStation più venduta, quella meno venduta, tutte queste cose. Eh, e alla fine vi darà un punteggio: eh, un punteggio che vi darà tipo una coppa, ok? Coppa argento, oro eh, e bronzo sicuramente a seconda delle delle risposte date esatte nel quiz quindi è una cosa abbastanza carina e simpatica ha fatto Spazio Games se, se volete andatevela a farla soprattutto per, per gli appassionati <coughs> di gaming ma anche di eh, Playstation eh, poi 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 un'altra cosa, un'altra cosa interessante God of War eh, Greek Saga Remastered di sviluppo da Nix. Uh, allora dicono che secondo alcune fonti, alcune fonti ci starebbero lavorando uh, secondo me la serie god of war è molto 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 bella e quindi uh, se uh, è fatto un bel remastered un bel remastered visto perché l'ultimo god of war ma eh, cioè, secondo me è stato tanto cioè, è stato sbalorditivo pure nel comparto grafico audio eccetera eccetera Secondo me un bel remastered eh, ci sarebbe per chi magari non ha giocato, soprattutto per chi magari non l'ha giocato, eh, non ha giocato tutta la trilogia e quindi eh, se la gioca remasterizzata così da godersi immediatamente, ok? Tutte le tecnologie, ok? Eh, da godersi diciamo una grafica quasi attuale come. Eh, L'ultimo God of War quindi, magari uno si gioca i vecchi titoli, ma eh, mo, in, 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 per quanto riguarda grafiche, eccetera, eccetera, eh, molto attuali, ecco, invece di giocarselo magari con eh, una grafica e con magari de, 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 dei problemi, delle problematiche eh, che aveva, <coughs> che, come era in passato, ok. E, e per le persone che magari ecco non piace giocare, eh, giochi titoli eh, un po' passati, un po' più, più vecchi, per, eh, perché dice: eh, Ormai mi sono abituato a, alla, alla grafica di adesso. Quindi ci può stare, secondo me ci può stare e stimola pure un po' per, ri, per rigiocarci. Poi, poi, poi. Abbiamo Apple. I chip saranno ancora in in USA. Uh, questa, secondo me, è una cosa sensatissima. e bella, okay. poi c'è da andare a vedere eh, che cosa e fino a quanto spingono questa uh, produzione in uh, USA, ok perché dice che um, Apple sta cercando di spostare e di espandere. Uh, gli investimenti qui negli Stati Uniti. Quindi sta cercando di um, uh, Fingere, ok la sua produzione eh, che porterà alla creazione di oltre 2000 posti di lavoro una volta completato quindi eh, ci stanno investendo circa 2 miliardi di dollari non so pochi eh, però secondo me questa è una cosa che se cioè, se va a fondo e eh, loro sono convinti di quello che stanno facendo anche perché hanno investito 2 miliardi di dollari eh, secondo me è un valore aggiunto ok anche perché parliamo sempre di questi eh, aziende <coughs> troppo di gamma, no? Che poi dice: eh, vabbè, però io poi compro quello, eh, poi lo apro e dentro c'è scritto made in di qua e di là, no? Eh, perché quindi loro che fanno? Ci mettono solo l'ultima placca sopra. Eh, invece così, tu, È cosa che Apple ha, secondo me, spinto sempre tantissimo questa cosa. Eh, quindi ecco perché ha eh, comunque raggiunto questo valore. valore il loro marchio eh, fa benissimo a portare la sua produzione negli Stati Uniti nel modo tale di rendere ancora di più il suo prodotto unico ok e ha comunque più senso ehm, il valore de del marchio e dei prodotti che poi va a vendere eh, apple poi come ultime cose infatti parliamo sempre di apple c'è uno youtuber ok, russo in cui dice che ha fatto un video di un di una unboxing dove eh, sembra tirar fuori un MacBook Pro M4 di Apple ok allora non è ancora stato annunciato ufficialmente perché come dice qua sotto nell'articolo di Tom Hardware dice che i eh, Mac Infatti, saranno quest'anno avrebbero almeno se, in, in arrivo eh, avrebbero almeno 16 giga di RAM, ok. Questa semplice direbbe le voci di un possibile rinvio del MacBook Pro M4 al prossimo anno, perché comunque di solito loro no, ecco, ehm, entro fine anno, comunque novembre, dicembre, qualche cosa si sa, oppure escono. No? Eh, è questa la, 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 la zona dell'anno in cui Apple si muove. E eh, invece, diciamo che questo youtuber ha voluto fare eh, questo scherzetto. Eh, chiamiamolo così perché ancora eh, non si sa. Cioè, eh, alcuni dicono che è vero, alcuni dicono che non è vero. Eh, quindi ci sono dei, eh, degli interrogativi su questa cosa. Eh, perché dice magari ha contraffatto la scatola, di qua e di là, vabbè. Eh, comunque, se fosse autentico, diciamo, prendiamolo per vero. Cioè, dice che c'ha una RAM di 16GB al confronto di questi che, dei precedenti che ne avevano 8 3 porte Thunderbolt 4, finora disponibili solo sui modelli Pro e Max. E poi c'è la colorazione Space Black anche per le configurazioni base. Quindi, magari ecco eh, invece del Pro o del Max, sul base ci sarà questa cosa in più. Oh, vabbè prestazioni fino al 25% superiori rispetto al chip m3 <coughs> vabbè questa è una cosa che eh, c'è stata sempre ok questo incremento c'è stato sempre eh, diciamo che ogni chip da, dall'm1 all'm2 dall'M1 all'M1 Pro all al Max all'M2 all'M2 Pro cioè comunque ogni volta che eh, nasceva un nuovo chip di Apple comunque aveva un bel incremento eh, tra, da, da, dal precedente diciamo così e soprattutto anche eh, tipo dal, dall'M1 all'M1 Pro ok dalle versioni Pro diciamo alle versioni Max ci sono comunque dei, eh, degli incrementi Abbastanza notevoli di prestazioni quindi. Vabbè, questa è l'ultima cosa, l'ultimo aggiornamento, l'ultima curiosità. Eh, carina, diciamo, sensata. Che oggi ho voluto darvi per il resto. Uh, non ho trovato altre notizie di oggi molto, molto interessanti, l'unica cosa che vi posso far vedere negli ultimi uh, minuti, secondo me sono due o tre chicchette che ho trovato ieri, ad esempio, uh, queste Logitech G Pro X 2, LightSpeed: okay, queste, queste sono le ultime, ok? Uh, penso che l'avete viste in tante parti da tante parti, eh, sono in offerta a 189,99 Su Amazon invece di 289 Tanta roba Queste sono delle signore cuffie Che potrete usare su PS5, PS4 Nintendo Switch e, e PC Secondo me è una cosa molto molto, molto interessante Poi un'altra offertina che ho trovato È questo case della Lian Lee O 11 Vision Che eh, ho pure io È un bellissimo case Tanti dicono che scalda Perché comunque ha uh, un be una bella parte, ok, qua do dove sta il vetro che davanti uh, non, non, non può uscire uh, molta aria perché uh, l'unica parte in cui può uscire è questa parte, diciamo laterale dove uh, potete mettere le ventole o comunque il dissipatore dovrete andare a posizionare il dissipatore per forza su questa parte qua perché come gli altri uh, come tanti altri magari che potete metterlo anche nella parte superiore eh, qua c'è il vetro quindi non ce lo potete mettere eh, ma vi assicuro che non scalda nemmeno uh, né in condizioni critiche né di estate uh, in estate dove le temperature salgono uh, più, molto più dell'inverno poi un'altra offertina molto 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 carina che ho trovato ieri è il, il l'SSD di Samsung, il 990 Pro, okay, che come vedete ho acquistato anche io l'anno scorso, ehm, e è da, da un tera a 104 euro invece di 179. Questo comunque fateci caso perché è un signor SSD, ok? Eh, lo montano tutti sui migliori computer e lo trovate sempre se state attenti in queste offerte magnifiche che si aggira intorno ai 100 euro comunque risparmiate almeno quelle 60-70 euro poi un'altra offertina carina che avevo trovato ieri era il, il uh, mitico Intel Core i7 perfetto per i vostri um, computer da gaming in offerta a 3.86 anche questo Veramente bella offerta anche perché eh, i processori ultimamente sono aumentati un po' di prezzo sia i Ryzen che il, 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 mm, per quanto riguarda Intel. Non chiedemi perché, perché non lo so comunque tanto fanno come gli pare in questo mercato, di, eh, eh, per quanto riguardano i componenti hardware eh, del vostro, de, del vostro pc come eh, di qualsiasi altro eh, componente elettronico di qualche, qualsiasi cosa. Allora, poi eh, volevo farvi vedere volevo farvi vedere una cosa veramente bella perché a me mi piace tanto, e quindi ve la faccio vedere. È la sedia di Secret Lab, okay, la Titan Evo che è uscita da poco, cioè mo, eh, è uscita da, da poco tempo comunque. Eh, però è una chicchetta perché è veramente, 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 veramente carina Dove l'ha aperta? Oh, oh Eccola qua Eccola qua Questo ce lo chiudemo Questo ce lo chiudemo E vediamo se c'è carica Eccola qua Oh, toh. Secret Lab? Ok Per automobili Lamborghini Cioè, veramente tanta roba, ragazzi non vi piace, cioè a me sì, so, no. guarda che schienale che c'ha, bella, 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 ok, ma, ma, non è finita qui, perché a me questa pure, questa pure, questa vabbè, è in oro, era lo stesso, è in oro, ma questa, per quanto, cioè, è uscita adesso, sarebbe perfetto, no? i grandi appassionati di Dragon Ball è uscito Dragon Ball e si comprano anche la Secret Lab di Dragon Ball Z. Ma quanto è bella. E poi stiamo parlando di Secret Lab. Che Secret Lab, come dice lei, produciamo le sedie da gaming migliori del pianeta. Eh? Cioè, si vendono bene secondo voi? Che Secret Lab? Secret Lab? La... Cioè, no, non c'è da dirgli nulla e infatti loro... Lo scrivono qui tranquillamente. Poi che io ho provato Corsair, non c'è niente da dire, eh, non c'è da lamentarsi, e quindi secondo me vi consiglio anche l'acquisto di altre sedie, anche per provarle. Ci sono tantissime eh, aziende che mh, stanno emergendo adesso che producono sedie, e eh, sono comunque sedie di buona <coughs> ehm, di buona qualità buonissima anzi qualità ok ottima e costano solamente meno perché sono emergenti ecco e non hanno la storia e la fama di eh, di secret lab però eh, eh, sono comunque eh, delle sedie buone ok eh, allora anche per oggi eh, qualche cosina l'abbiamo vista quello che io oh, ho trovato da eh, le notizie Cose che mi sono raccolto uh, durante uh, tutta la giornata di ieri e di questa mattina. L ho portata se uh, avete delle notizie in più? Uh, fatemelo sapere. Se ha qualcosa di curioso di cui vogliamo parlarne un po', mandatevelo. Se vi è piaciuto uh, questa live e questo video, ripassate sul canale. Perché magari a volte uh, facciamo delle live dove giochiamo un po' tutti insieme, ok? Nel c'è. Comunque vabbè, se vi piace e volete aiutarmi lasciatemi un commento o un mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ok? Ciao a tutti!